Buongiorno ragazze e buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog con la mia faccia letteralmente da appena sveglia. Mi sto piano piano riabituando al fuso orario, anche se questa volta ci sto mettendo più del solito, perché tipo mi capita di aver sonno alle 6, 7 di sera, inizio ad essere stanchissima, perché per me sarebbero le 11, mezzanotte, perché sulle due isolette alle Maldive in cui ero, una era avanti di più 5, l'altra più 4, quindi tipo alle 6-7 di sera ho sonno, ma devo ancora cenare, quindi poi ceno, resisto, vado a dormire e poi mi sveglio tipo alle 6 di mattina, 5-6 di mattina, convinta che sia mezzogiorno, cioè per il mio corpo è mezzogiorno, e quindi poi torno a dormire, ma non è uguale. Quando torni a dormire, non lo so, almeno per me non è lo stesso sonno riposante, lo stesso sonno che mi toglie il sonno. Oggi ho un paio di cosine da fare in centro, siccome non sarei riuscita a filmare un video qui a casa, mi sono detta filmiamo un vlog, anche perché è da un po' che non ne filmo uno, mi rendo conto e so che vi mancano. Se troppo che non ne faccio uno, mi dite che vi mancano e so che volete vedere anche i gattoni, quindi appunto oggi un vlog, un video più casereccio. Tra l'altro voi mi vedete tutta tranquilla, ma è successo un disastro qui prima che io partissi per le Maldive. Adesso mi alzo, poi magari vi racconto mentre mi trucco che abbiamo un pochino di tempo. Vediamo dove sono i gattoni. Gattoni? Cioè, dove sono i gattoni? Là sotto? Sotto il tavolo? No. Sono sicuramente nel mio studio. Ciao! Buongiorno patatino! Buongiorno patatino! Ciao! Non hanno fame perché quando mi sono svegliata stamattina presto gli ho dato la pappa e quindi adesso sono belli che tranquilli. Per questo non erano lì vicino alla ciotola come ogni giorno. Bubu. E gatta Stellina? Eccola qua. Oh, fa la nanna, niente, non voglio svegliarla ragazzi perché gatto Denver invece ci accompagna di là, ma gatta Stellina la lasciamo far la nanna. Nel frattempo ho acceso la mia candela profumata del periodo, che è questa di Comfort Zone, e la Tranquility Candle ha un profumo, ragazzi, da spa. Veramente un profumo di pulito, quello che appunto si sente nelle spa, super super rilassante. Purtroppo l'ho quasi finita. Per colazione ho questa pastina con fragole e crema pasticcera. Guardate che meraviglia, mamma. Mi è appena arrivato, giusto giusto in tempo perché volevo metterli con questo outfit di oggi. Mi è appena arrivato il pacco che ho ordinato da Vivaia, sono tre paia di scarpe. Vivaia è un brand famosissimo di calzature, quindi probabilmente già lo conoscete. Sono molto contenta di iniziare questa collaborazione con loro perché ho sempre sentito parlare delle loro scarpe. Avevo tanto bisogno di un paio di stivali waterproof, quindi sono super super contenta. Adesso incrociamo le dita che le taglie, che il numero sia quello giusto. Denver ci fa compagnia più o meno. Questo è il nome del brand. Appunto, sono tre scatole, tre paia di scarpe. Questo secondo me sono gli scarponcini, quelli più corti che ho preso. No, no, invece sono subito gli stivali, per cui sono più emozionata perché sono quelli che arrivano sopra il ginocchio. Si possono anche ripiegare in giù in realtà, quindi si può decidere la lunghezza. La figata di queste scarpe è che sono tutte 100% resistenti all'acqua, sono waterproof, quindi non mi devo preoccupare, posso indossarle nei miei due prossimi viaggi, che saranno appunto in due capitali europee, e quindi può piovere, specialmente nel periodo in cui ci andrò a dicembre, quindi sono stra contenta di questi. Andiamo a provarli subito perché se ci stanno bene, se la taglia è giusta, voglio indossarli già oggi con questo outfit. Sono assolutamente perfetti, ragazzi, esattamente come li volevo. Adoro, adoro, tacco basso, quindi super super comodi. E tengono anche caldo perché riscaldano ovviamente tutto il polpaccio. Mi piace che siano così eleganti, ma sono anche perfetti se devo stare fuori tutto il giorno, camminare tutto il giorno anche sotto la pioggia. Ho preso un altro paio di stivali, che sono questi, sono un po' più bassi rispetto agli altri, questi arrivano sotto al ginocchio. Stesso materiale, quindi resistenti all'acqua, super morbidi e caldi. Questi però sono di colore marrone, li proviamo comunque anche se con questo outfit non saranno benissimo.
Secondo paio, si perdono un po' per via delle calze nere, ecco, le vedete meglio così. Molto molto belli, arrivano sotto al ginocchio, ovviamente dipende dalla vostra altezza, ma la figata è che si possono anche piegare volendo e indossare così. Avevo bisogno di un paio di stivali marroni, semplici, semplici, ma resistenti all'acqua, resistenti alla pioggia, e questi sono assolutamente perfetti. Anche qui ci ho azzeccato il numero, consigliavano di prendere appunto mezzo numero più grande per gli stivali e sono perfetti. Poi ultimo paio, questi saranno gli stivaletti, quelli più corti, anche questi completamente resistenti all'acqua. Questo è lo stesso marrone degli altri, decisamente lo stesso colore, però sono molto più semplici da indossare anche con i pantaloni. Ed ecco qui anche gli stivaletti marroni. Vi metterò comunque nel box informazioni tutti i nomi dei tre modelli che vi sto facendo vedere. La particolarità, oltre ad essere super 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 comodi, completamente resistenti all'acqua, vedete che le suole sono tutte in gomma, quindi sono antiscivolo, e addirittura hanno questa particolarità che si possono piegare completamente proprio per la flessibilità della gomma, per quanto sono appunto sono confortevoli. All'interno, non so se la vedete, ma la suola ha anche uno strato che intrappola il calore ed è fatta in modo da essere anche questa molto comoda. Non solo su questi, ma su tutte le calzature. All'interno sono completamente felpati, quindi tengono davvero molto molto caldo. Vivaia appunto è un brand già conosciutissimo, ma se ancora non lo conoscete, trovate giù qua sotto nel box informazioni i link diretti alle calzature, al loro sito, così andate a vedere anche tutte le specifiche lì direttamente. E ho anche un codice sconto per voi che vi lascio qua in sovraimpressione, che Vivaia non dà spessissimo. Quindi appunto prima che scada fateci un pensierino, ve lo lascio sia qua in sovraimpressione che giù nel box informazioni. Adesso sto aspettando che arrivi il perito dell'assicurazione, il secondo perito dell'assicurazione per quel disastro che è successo poco prima che io partissi per le Maldive, e quindi penso di avere un pochino di tempo per spiegarvi il tutto. Sostanzialmente ho creato un danno gigantesco al mio vicino del piano di sotto senza nemmeno rendermene conto, senza proprio accorgermi di nulla. Fatto sta che un giorno io tranquillissima qui nella mia cucina, mi chiama l'amministratore: oddio, c'è stata una perdita, il vicino della casa di sotto ha tutta la casa allagata. Insomma, io, cioè, oddio, che cosa ho fatto, perché io non vedo nessuna perdita, non c'è niente a casa mia, non una goccia d'acqua, non vedo niente. Quindi ho fatto venire l'idraulico, che ha trovato che dalla vaschetta del mio bagno, quello in camera, dalla vaschetta interna al muro del WC ci fossero tre perdite d'acqua da un coso che si chiama flessibile, se ho capito bene. Quest'acqua stava dietro al muro di piastrelle, quindi io non ho visto né sentito assolutamente nulla, però il vicino del piano di sotto si è ritrovato un sacco di acqua che praticamente gli gocciolava dal soffitto ed ha tutto un danno. Io per fortuna in questo caso veramente ringrazio, perché non avevo mai avuto bisogno, ma per fortuna ho l'assicurazione completa sulla casa, su tutto, e quindi è venuto il perito della mia assicurazione. Adesso deve venire il perito l'assicurazione del condominio. Per fortuna ho chiamato il vicino e mi sono scusata e abbiamo parlato e gli ho detto che io non mi ero accorta di nulla, perché lui era venuto a cercarmi, non mi aveva cercato, era arrabbiatissimo, cioè inizialmente mi ha gridato di tutto e poi gli ho fatto capire che io veramente non avevo visto, cioè veramente no. E quindi per fortuna ho chiuso subito l'acqua in tutto il bagno, grazie al cielo ho un altro bagno, quindi quel bagno ho chiuso l'acqua così non può più arrivargli giù nulla, perché non sapevo dove fosse il danno. Poi appunto è venuto l'idraulico, l'ha trovato in questa cassetta del WC, e poi è venuto il perito della mia assicurazione, e oggi appunto sto aspettando il perito dell'assicurazione del condominio. La cosa più assurda è che il mio danno è veramente una cosa quasi insignificante, mentre il danno del vicino io penso che siano diverse migliaia di euro, perché bisogna, cioè, togliere tutta la vernice che è rimasta, la macchia, ritinteggiare tutto, penso anche applicare delle cose per la muffa, più il lavoro, quindi
Veramente, meno male che ho preso l'assicurazione. Così non devo preoccuparmi proprio di niente, ma sentire il vicino così arrabbiato, vi giuro, mi ha fatto venire un colpo. Ho detto, che cosa ho fatto? Mio Dio, cioè io non mi sono resa conto di nulla. Sono stati dei giorni veramente in cui avevo un'ansia terribile, ma poi appunto, per fortuna, sono in super buoni rapporti con tutto il condominio in realtà, quindi anche con questo vicino. Poi siamo appunto, lui ha capito la situazione e siamo in super buoni rapporti, quindi sto anche molto gentile, mi sono scusata veramente, anzi sto pensando di portargli tipo un vassoio di pastine, qualche dolcetto, però siccome sono due persone anziane non so bene se posso portargli magari dolci oppure forse è meglio un'altra cosa, datemi dei consigli, vorrei portargli qualcosa per scusarmi anche se non ho fatto nulla, cioè io volendo contro di loro, però è comunque una seccatura, un disguido che non dipende da loro, quindi vorrei portargli qualcosa ma non so esattamente cosa. È appena andato via il perito, vi faccio vedere praticamente qua dentro su questo coso, se ho capito bene, questo dovrebbe essere flessibile, boh. Praticamente qui ci sono delle perdite che io non vedevo perché tutta l'acqua scendeva da qua e andava giù dal vicino, mentre io qui non ho nulla, cioè nessun tipo di danno, niente di niente, non c'era una goccia d'acqua, però appunto andava tutta dietro là, quindi adesso l'acqua qui è completamente chiusa, l'ho chiusa da qua e non posso assolutamente usare il bagno per nessun motivo fino a quando vengono a riparare. Naturalmente sto per uscire, nella borsa metto il rossetto che sto indossando oggi, che è questo di Make Up For Ever, l'ho preso quando tornavo dalle Maldive. La colorazione è Velvet Nude 101, il rossetto si chiama Rouge Artist, è davvero un bellissimo, bellissimo nude opaco. E visto che vado a rifare le unghie, vado ad applicare prima il mio stick SPF 50 più sulle mani. Ricordatevi che la lampada è come sparaflesciarsi il sole diretto sulla pelle, questo fa venire tutte le macchioline e le rughe sulle mani, quindi mi raccomando, o indossate i guanti e li tagliate nella parte delle unghie, ovviamente in punta, oppure come faccio io, abbondo di crema 50+, l'ho messa già un'oretta fa in realtà e adesso la riapplico prima di andare. Outfit di oggi, ho rispolverato il mio teddy coat perché è arrivato il freddo, Chanellina, i nostri stivali nuovi e questo abitino di Christian Dior. Proprio adesso che sto uscendo si fa vedere la nostra gattina. Ciao patatina, ci vediamo dopo, va bene? Ci vediamo dopo, va bene? Patatina, ti ho lasciato la pappa. Quasi arrivati. Eccoci qua. A Trieste vado sempre a fare le unghie qui da Fashion Victim. Vedo che hanno già addobbato con le cosine natalizie, adoro. Stiamo togliendo lo smalto di prima che mi piaceva tantissimo, quindi mi dispiace un sacco, però sono ricresciute. Quello era decisamente una cosa, un colore estivo, quindi adesso appunto togliamo. Manterrò questa lunghezza e le facciamo semplici, semplici nude perlate. La base è pronta, adoro la lunghezza e adesso stiamo scegliendo il rosa da applicare perché di solito le faccio tipo nude, ma volevo farle un pochino più rosate oggi. Molto carino. Non è quello che mettiamo di solito questo, no? No, questo è quello più rosato. Ok. Molto molto bello. Più sul lilla. Applicato il colore e adesso stiamo passando la polverina per fare l'effetto perlato. Guardate che meraviglia. Fantastico ragazzi, le adoro. Adesso mettiamo l'olio idratante sulle cuticole ed abbiamo fatto. Ed ecco il risultato finale ragazzi, sono stupende, molto naturali, molto semplici come piacciono a me ed eleganti. Hanno già messo le luci di Natale, le sto vedendo adesso. Lì c'è il tramonto, sono le ultime luci della giornata. Io super imbacuccatissima perché fa freddissimo, c'è la bora forte oggi. Ho un appuntamento tra 5 minuti, quindi spero di non arrivare troppo in ritardo. Questa parte di Trieste mi ricorda un sacco Venezia, con queste piccole calli, queste vie strettine.
conosce nessuno, tra l'altro. Concluso il mio appuntamento, qui fa un freddo, ragazzi, adesso che è sceso il sole, fa un freddo terribile a Trieste. Adesso vado ad incontrare mio papà perché andiamo a cena assieme. Ma me non mi interessa assolutamente, poi sì, ma ti si riservino un po' le restaurazioni? No, mi se ne colle bene. Ma tanto io tora che sdomini. Beh, ma c'è niente, se non andrei a creare, faccio un problema. Siamo venuti in questo ristorante, papà fa ciao, saluta papà. Ciao. Siamo venuti in questo ristorante in Slovenia che è molto carino, c'è anche l'altalena, davvero molto bello. Mio papà non ha preso niente come antipasto, si sa come mai, di solito prendiamo assieme il brodo, oggi l'ho preso solo io ed ho preso il brodo agli scampi, così per cambiare. È un profumino buonissimo anche se ce n'è tantissimo. E abbiamo ordinato, poi prendiamo sempre questo, io e mio papà abbiamo ordinato un piatto per due di pesce misto, quindi abbiamo branzino, abbiamo calamari ripieni, calamari alla griglia, calamari fritti, questa insalata di patate lesse e tipo spinaci, spinaci patatine e patatine fritte e salsine varie. Yummy! Tornata a casina! Ciao patatina, saluto, sei venuta a salutarmi? Dov'è tuo fratello? E dov'è tuo fratello? Patatina. Tornata a casa, ho trovato questa busta, questa lettera nella cassetta della posta che arriva da Amsterdam, dai Paesi Bassi. E sono gli auguri di una mia amica di Amsterdam, però ho visto che è suo il biglietto ma non lo apro, non leggo nulla perché aspetto ancora, per il mio compleanno è dopodomani, quindi aspetto che sia ufficialmente il 14 novembre per leggerlo. Io adesso, mia family, vado a struccarmi, gatta stellina, io adesso vado a struccarmi perché non mi sento benissimo, ragazzi, quindi mi sa che chiuderò questo vlog qui perché oggi è tutto il giorno che ho gli occhi che mi lacrimano e mi bruciano e il naso che sembra un rubinetto, e mi succede molto spesso quando applico prodotti make up, specialmente mascara, ai quali sono allergica, e oggi ne ho usato uno che non utilizzavo da un po', non mi ricordavo mi facesse questo effetto, però oggi è più intenso del solito, cioè ho questa sensazione di naso chiuso, occhi che mi bruciano più del solito e non mi sento per niente bene. Adesso ho veramente bisogno di sdraiarmi e guardare, spero di non rischiare l'influenza o roba del genere, ma appunto adesso mi sdraio, copertina, mi metto a guardare qualcosina in TV o qualche serie TV su Netflix e spero, con una tazza di tè caldo, di riprendermi. Quindi per oggi vi saluto qui, spero vi sia piaciuto questo video, io vi mando un bacio gigante. Come al solito il nostro abbraccio finale non può mancare mai, quindi venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimo. E io vi aspetto al prossimo video, ciao!